quello che vi ho detto, Bartomeo. Ecco, dopo aver esaminato la cronologia di questi eventi, che ha avuto inizio, ecco, come dicevo, il 5 febbraio del 2013, il presidente del club ha voluto ricordare che nel club concordiamo pienamente con la filosofia della FIFA in materia di protezione dei minori. Difendere sempre la lotta contro le pratiche, difendere sempre e lottare sempre contro le pratiche illegali. Il Barça è un club che ha un grandissimo centro di formazione, che è la Masia, che è un esempio per tutti gli altri club del mondo. Perché l'ex presidente Sandro Roussel ha inviato una lettera alla FIFA per chiedere una deroga alla regola. L'articolo che è in rigore, che è famoso, scusate, l'articolo 19, che prevede giocatori sotto i 18 anni potrebbero essere inseriti nel nostro centro di formazione. Che è un centro di eccellenza, eccetera, eccetera. Sostanzialmente vi spiego. Allora, come raccontavamo prima, c'erano questo problema su, in particolare sull'Inghilterra, la Gran Bretagna, che anche la Federazione Scozzese, Gallese, eccetera, ci dimentichiamo anche di molti ragazzi che venivano presi e andavano a Glasgow Rangers, se ci ricordiamo, no? Quindi fino a 16 anni. Adesso che cosa succede? Che tu puoi fare per i comunitari un contratto professionistico a 16 anni, per i extracomunitari a 18 anni. Però che succede? Che sotto i 16 anni per i comunitari, sotto i 18 anni per gli extracomunitari, devono prendere la residenza nel paese dove vanno, e dopo devono stare tutti e due i genitori con un lavoro. Capito? Allora, in molti casi, per tante situazioni, anche per problemi in particolare dai paesi dell'Africa, perché non fanno entrare, non danno il papello, come si dice in Spagna, il permesso di soggiorno ai genitori, diventa difficile, complicato e lungo. Noi stiamo parlando di indagini che cominciano nel 2013, cioè lettere che arrivano dalla FIFA al Barça nel 2013, indagini dal 2009. Non è che ci sai, oggi il papà di Lee, che è quello cominciato, il coreano forte, cominciato ad indagare nel 2009, e che io ricordo, io, Marco Palumbo e Antonio Olivieri l'abbiamo visto già dal vivo al campo per Torsettes il 6 gennaio del 2012, in un torneo insieme a Lazio, Roma, Bari, mi ricordo che c'erano. È un fenomeno, potrà diventare un grande giocatore, se lo vorrà lui ovviamente, se avrà fortuna. Non è che dici, sai, adesso i genitori di lì sono in Catalogna, sono a Barcellona, hanno la residenza. No, si vede nel 2009. Quelli vengono dalla Corea. Entiendes? Chiaro. La FIFA sa che facciamo le cose per bene, le cose fatte bene, dice Bartomeo. Ci preoccupiamo per la formazione dei giocatori, compresi i giocatori che nei loro paesi potrebbero non averla, questa formazione, in particolare la formazione scolastica. Joseph Maria Bartomeo ha anche osservato che fino alle sue dimissioni è stato lo stesso presidente Sandro Roussel che ha fatto da interlocutore con la FIFA, quindi non è stato delegato su questo tema. Ora sto avendo un rapporto diretto. Durante questo periodo sono state conversazioni telefoniche con la FIFA e si è cercato di prendere in considerazione il nostro modello di lavoro, di farne un'eccezione. Nel senso che non è di dire, signori, ma fateci un favore. No, allora, precisiamo. La Masia, oggi l'ha elencato Bartomeo, ci sono più di 109 ragazzi minorenni, di cui più della metà sono per il calcio, il resto sono tra basket, calcetto, football sala e calcetto, pallamano, pallavolo e addirittura tre cubani per la box. Capito?
Allora, questo centro non è un centro, cioè non è Formello, me ne voglio, o Trigoria, non me ne voglio, non so, però voglio dire, allora, siccome sono tanti, siccome vengono, l'ha elencato Bartomeu, il 40% vengono da fuori, di cui più della metà di questo 40% sono extracomunitari. Di che cosa stiamo parlando? Ma dobbiamo distruggerlo? Dobbiamo distruggere un sogno di questi bambini? Solamente perché rischiano poi di diventare dei fenomeni? Rischiano. Pochi arrivano. Ma qualcuno forse è andato via dal paese suo dove sarebbe stato ammazzato o se moriva di fame. Nel migliore dei casi. Presidente del Football Club Barcellona ha riconosciuto che non era stato in grado di parlarne con, vabbè, questo ve l'ho detto prima, con il presidente Sepp Blatter che viaggiava in Costa Rica in questi giorni, ma non è riuscito a contattare il segretario generale della FIFA, quello che vi ricordavo prima, che si è fatto fotografare con la maglietta del Real Madrid a marzo. Era un po' sorpreso perché ritiene che la misura eccessiva, ha detto che voleva. Era rimasto, era un, comunque alla fine poi è riuscito a parlare con Volkle e di lui si è, anche Volkle ha detto, ma è rimasto un po' sorpreso, ha detto Bartomeu, perché ritiene che la misura è eccessiva e ha detto che voleva parlare con i servizi legali della FIFA. Signori miei, che storia, che storiaccia. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, torniamo a noi, vediamo un attimo sempre chiudere questa, le parole di Bartomeo, che riporta qui invece, andando avanti con la conferenza stampa, sospetti, quello che dicevo prima, di doping, indagini su del tesoro, diciamo del tesoro, insomma, dell'Agenzia delle Entrate Spagnole su Messi, la cosa, la questione del contratto di Neymar. Adesso queste accuse sulla cantera, questi giocatori minori, il presidente del Barça è convinto che questa serie di circostanze sono tutte della stessa persona o di persone responsabili di questo complotto. Cosa potrebbe essere descritto come una mano nera che agiscono in modo anonimo. Abbiamo notato che esternamente si sta cercando di ferire, di colpire il club negli ultimi tempi. Stiamo indagando, abbiamo alcune prove che ci portano a pensare che qualcuno vuole fare del male al club. Poiché non lo esamina, esamineremo attentamente le denunce anonime presentate e poi dopo le nostre indagini denunceremo, scopriremo chi sono e li denunceremo, ha detto appunto Bartomeu. Il presidente ha visto appunto delle cose strane in caso di presunte irregolarità negli acquisti dei giocatori della cantera. Dal momento che la comunicazione di sanzioni per richiedere maggiori informazioni sui giocatori interessati, una volta presa questa decisione, il comitato della UEFA decide il 28 novembre del 2013 la sanzione per il nostro club che 4 mesi, riceviamo esattamente 4 mesi e 5 giorni più tardi. Quindi la UEFA, su sollecitazione della FIFA, il 28 novembre 2013, diciamo, sanziona nel senso che, essendo la UEFA, quella appunto europea, e dice che questi ragazzi non possono giocare. Non possono giocare nei campionati spagnoli, ok? Solamente amichevoli. Non possono essere, diciamo, farli giocare nelle competizioni ufficiali. Ma la cosa strana qual è? Che tuttavia il 9 dicembre, 11 giorni dopo la decisione, la UEFA, sempre per richiesta della FIFA, ci richiede maggiori informazioni sui giocatori che a loro forniamo. Cioè prima, no?
ti dicono non possono giocare e poi dopo ti chiedono ulteriori informazioni. Allora, qui ci sono le date, no? Il 28 novembre 2013. Adesso andiamo a prendere questa notizia di quel personaggio lì, il terzo vicepresidente, che entra nella commissione vabbè ragazzi, però queste sono prove, non cominciano ad essere più indizi. Esattamente, reggetevi forte, il 28 novembre la UEFA scrive al Barça dicendo di fermare, 2013, dicendo di fermare, no scusate, questo è il 2000, no no, ho sbagliato io, perdonatemi, 28 novembre 2013, era l'anno prima che questo personaggio entra nella commissione, va bene, ok. Quindi già c'era, quindi ancora meglio. Ma la cosa strana è che 11 giorni dopo, il 9 dicembre, chiedono informazioni. La FIFA sa, facciamo le cose fatte bene, ci preoccupiamo della formazione dei giocatori, compresi i giocatori che ne hanno presi non potrebbero. Vabbè, questo è quello che dice, c'è il miglior club al mondo, forse c'è qualcuno a cui non piace. E a una domanda di un giornalista se il Real Madrid potrebbe essere dietro a tutto questo, il presidente Josep Maria Bartomeu né conferma né smentisce. Non posso dire chi c'è dietro questo, stiamo indagando, ma questi documenti hanno nomi. Ecco la altra botta, altra bella botta. Madre di Dios. Vediamo un po' invece quest'articolo, vediamo un po' quest'articolo su Mondo Deportivo, su Sport, vediamo un attimo. Delle 21:25, articolo A. Un po' se lui, sì. L'articolo delle 21:25 su Mondo Deportivo è di Francesc Parernau, che è il vice direttore, che sostanzialmente dice, questo è un po' dopo la sanzione della UEFA, ovviamente, e gli attacchi iniziano precedentemente. Sono partiti, sono gli attacchi. Allora lui dice, dopo la sanzione della UEFA, quindi parliamo del 9 di questa qui di fine novembre, gli attacchi poi sono cominciati, partiti all'interno sono partiti dentro all'interno del club, principalmente sospettato il Real Madrid. Come la causa principale di questo ennesimo attacco all'immagine del club, ma è molto difficile da dimostrare per ora. Quindi lui dice, da lì, togliendo tutta la questione del doping, è partita la questione che era cominciata poco prima dell'evasione fiscale del padre di Messi e di Messi. In nel frattempo c'è stata quella notizia falsissima che il padre di Messi avrebbe riciclato del denaro insieme a narcotrafficanti colombiani, e poi è arrivata la bomba di Neymar, a cui è stato costretto Roussel a dimettersi. Quindi tutte queste cose stanno intorno a quella data lì, sospetta il vice direttore del Mondo Deportivo. Non escludere ulteriori indagini avviate dopo che sono immersi nei personaggi interni ed esterni al club. La percezione è che la scheda, che questi, questo, questo dossier contro, cioè un dossier contro l'egemonia del club catalano negli ultimi anni, sono state troppe accuse ed episodi molto tempestivi, cioè come dicevo anche ieri se, o prima, le cose escono sempre dopo delle situazioni sportive, quindi è uscita questa notizia ieri, il giorno dopo, no, il pareggio con l'Atletico, che non si dice se è buono o comunque sarebbe comunque uscita dopo un quarto di finale di andata di Champions League.